situazione è più grave di quanto pensassi. Io non voglio illuderla, signor Green, ma si tratta di tumore. Purtroppo non eravamo sicuri se fosse o meno maligno, ma sfortunatamente lo è. Maligno? C'è una cura? È un tumore primario, si chiama glioblastoma, è uno dei più aggressivi che esistano. Le cure farmacologiche non garantiscono la guarigione, per cui dovremo fare sicuramente un ciclo di chemioterapia, uno di radioterapia, ma soprattutto dovremo intervenire chirurgicamente. Quindi, se ho capito bene, non è detto che dopo l'intervento io riuscirò a venirne fuori? Beh, l'intervento è complicato, questo è certo. Che probabilità ho di vivere? Ci sono un buon 60% di possibilità che lei non avrà danni a livello neuronale. Le terapie funzionano? La somministrazione per questo tipo di tumore è molto pesante. Vede, dovremo fare un ciclo di chemioterapia perché potrebbero esserci delle metastasi, ma non è detto che ci si riesca al 100%, ma la cosa importante è rimuovere la massa tumorale. Io sapevo che fosse grave, ma non così tanto. E adesso non disperi. Può venirne fuori. Adesso mi dica qual è la sua assicurazione, la Western Health, la Gallagher, la Blue Cross? Blue Cross? Ma la mia polizza non copre certe malattie e sono indietro con i pagamenti di qualche mese, non penso che possano essermi d'aiuto. Io non ero al corrente. Dunque, vorrà dire che dovrà pagare lei il costo dell'intervento. Quanto stiamo parlando? Dovrei chiedere alla contabilità, ma in base alle esperienze passate parliamo di 60.000, 80.000 dollari. Non posso permettermelo! Non posso permettermi un cazzo di dire il vero! Non ho un lavoro! Vabbè, può chiedere aiuto alla sua famiglia? Non ho nessuno. Lei non ha nessuno che può dare un lavoro? No, glielo sto dicendo! E se non trovo un lavoro io un prestito me lo sogno! Allora, mi faccia chiedere alla contabilità, valuteremo il suo profilo di rischio e poi magari il prestito posso darglielo qui in ospedale. Davvero? Anche se non ho un lavoro, dottore, io lo dubito fortemente. Aspetti, mi faccia chiedere. Va bene, faccia come crede, ma io non so come vanno a finire queste cose. Non se ne farà niente, io so. La mia segretaria la chiamerà per darle una risposta. Adesso non disperi, d'accordo? Abbiamo ancora molto tempo prima dell'intervento. Arrivederci. Vivere mi sfianca.
non posso parlare adesso, ti ho detto che non ho tempo. Perché non rispondi mai al telefono? È tutto il giorno che provo a chiamare.